Se la natura, la tanto capricciosa natura, potesse ascoltarci e potesse parlarci, cosa le diremmo e cosa ci direbbe lei a noi? Può sembrare una domanda infantile, ma non lo è affatto. Se la sono fatta, se la sono posta, alcune tra i più grandi spiriti dell'Occidente, dal poeta latino Lucrezio fino al nostro Leopardi. Beh, è una domanda un po' da pessimisti, ma spesso i pessimisti hanno trovato nella risposta l'orgoglio di affermare l'esigenza di una vita, se non eroica, almeno dignitosa di fronte all'avversità. Il film di oggi ci mostra alcune cause e conseguenze terribili della siccità in Australia. Sono immagini che evocano un senso di disagio, di sofferenza e di morte e fanno venire alla mente, alla bocca, la stessa domanda che lo stanco viaggiatore islandese in un'operetta murale di Giacomo Leopardi pone alla statua parlante, l'enorme statua parlante della natura che gli compare improvvisamente davanti. Io non ti ho chiesto di essere invitato nella tua casa, mi ci hai invitato tu, e allora perché fai soffrire così tanto me e le altre creature? La natura, si sa, risponde che la vita non è proprietà di nessuno, ma usufrutto di tutti, e quindi tutto si perde nel continuo ciclo della produzione e della distruzione. Il povero islandese tenta di replicare che non c'è gusto, non c'è piacere né a essere distrutti né a distruggere, ma non fa in tempo a terminare la sua obiezione che compaiono due leoni che forse lo divorano. Proprio Leopardi scrive forse perché c'è un altro possibile finale. Sopraggiunge una terribile tempesta di sabbia e lo fa morire, mummificato.